Grazie professoressa. La sua introduzione direi molto esaustiva, quindi io sarò piuttosto veloce. Io sono uno dei soci fondatori di una startup innovativa che si chiama, come era ricordato poco fa, HT Tecnologie Umanistiche. Ci occupiamo di linguistica computazionale, cioè siamo nati con la linguistica computazionale e ci siamo interessati al grande mondo della didattica da un po' di tempo e abbiamo iniziato a fare con l'istituto, con le Aldini, circa 2 anni fa, un progetto che abbiamo chiamato Imparo.click. 3 anni fa, passa il tempo. Nel nome Imparo.click ci sono poi due concetti fondamentali. Uno, partiamo dal più semplice, click, quindi richiama il mondo del web. Quindi vogliamo fare qualcosa che parli il linguaggio dei giovani, il linguaggio che i ragazzi usano adesso, insomma, ragazzi per i quali il libro purtroppo è visto ormai come un elemento antiquato, non so, forse pensano che si compri dall'antiquario, non in libreria. E imparo perché, diciamo, vogliamo affrontare un po' tutte quelle che sono le conoscenze fondamentali e il focus non è sull'insegnare, ma sull'imparare. Allora, spero che vi piaccia il logo che abbiamo scelto per il prodotto. Diciamo, nei libri c'è il mondo, oggi il mondo forse anche nella realtà virtuale. Dunque, cosa facciamo? In due parole, cosa facciamo noi? Facciamo piattaforme per corsi, penso che tutti conosciate Moodle, quindi lavoriamo su quel genere di piattaforme. Abbiamo piattaforme per fare esercizi e prepariamo materiale per lo studio e per l'insegnamento. La grammatica di cui ha parlato la professoressa Pisani è esattamente un esempio di questo materiale per l'insegnamento. I progetti che abbiamo in corso, e questo di italiano in particolare, seguono un principio, diciamo così, cercano di mettere in pratica un principio, cioè quello che vorremmo trasformare gli studenti in studiosi, come ho già detto, non studioso come aggettivo, ma studioso come sostantivo, cioè lo studente diventa quello che, diciamo, nella storia della cultura è la persona che si occupa di un argomento, che vuole sapere cosa è stato detto, e le idee che ci sono su quell'argomento, che sono state sviluppate da chi l'ha studiato prima di lui e che poi porta un contributo originale, una propria riflessione, una propria analisi e delle proprie idee, insomma. L'idea è di fare leva su quella che è la curiosità naturale, degli studenti. Curiosità naturale che con i metodi tradizionali di insegnamento viene spesso sacrificata e che invece vorremmo favorire attraverso questo metodo di lettura della realtà che chiamiamo un po' ambiziosamente scientifico, cioè cominciamo con l'osservazione di un dato empirico o di una serie di dati empirici, da questi osserviamo delle regolarità e dalle regolarità ricaviamo delle regole, quindi delle leggi che governano questi dati empirici e poi applichiamo questa regola nella produzione propria del materiale. In tutto ciò l'obiettivo assolutamente non secondario è anche quello di favorire una certa originalità di pensiero, cioè la questione non è soltanto di imparare, ma anche poi di essere capaci a produrre. Naturalmente la lingua è un campo, scusate, così. Ok, la lingua è un campo particolarmente interessante da questo punto di vista, cioè per mettere in pratica questo tipo di metodo di lavoro. Intanto l'obiettivo è importantissimo, la comunicazione efficace per i madrelingua, per i non madrelingua, per tutte le persone. È un fatto fondamentale, vuol dire che questi ragazzi possono avere un mondo nel cuore, come dicevano forse una canzone, mi sembra, e se non sono capaci a esprimerlo, diciamo così, non va da nessuna parte. Ecco. Quindi, intanto, l'importanza dell'argomento. Secondo punto, una domanda che forse avrete sentito dire qualche volta, io l'ho sentita dire in particolare dai miei figli, ma l'italiano si studia, sembra una cosa che uno la sappia già. Rispondo con una domanda che ci facciamo, diciamo, come lo insegniamo l'italiano? Forse c'è spazio per sperimentare un po' qualche modalità nuova. In più il fatto che almeno per i soggetti madrelingue la lingua sia
ormai un fatto abbastanza acquisito, lo rende un ottimo dominio per applicare un metodo euristico, cioè lo studente è in grado di riflettere sulla lingua conoscendola, quindi di capirne le regole. Molto più semplice farlo sulla lingua che si conosce che non su una materia come la scienza, dove si tratta di allestire un laboratorio e cose di questo genere. Il laboratorio ce l'abbiamo in testa, il laboratorio linguistico lo abbiamo in testa. Allora, come già la professoressa Pisani ci ha detto, gli obiettivi erano di fare una grammatica che fosse semplice e chiara, ma rigorosa e completa, cioè non vogliamo diciamo, concedere nulla alla faciloneria, i concetti che vogliamo esprimere devono essere espressi secondo quelle che è le moderne correnti linguistiche. La grammatica che si insegna nelle scuole è generalmente, diciamo, di tradizione classica, di derivazione, fatemi dire, latina, in molti aspetti inadeguata per quelle che sono le conoscenze linguistiche di oggi. Quindi rigorosa e completa, non concediamo, diciamo così, alle semplificazioni errate. Sono comunque convinto che qualunque concetto si possa esprimere con parole semplici, ma il concetto deve essere corretto. E infine, come è facile immaginare, deve essere accattivante, naturalmente economica. Non vogliamo certo proporre, tanto che l'abbiamo per ora è gratuita, ormai da un po' è gratuita, è liberamente disponibile sul web, chiunque può andare www.imparo.click e accedere a questo materiale. Vorremmo anche che fosse un po' accattivante, non diciamo così fare un fumetto come talvolta vedo in molti libri, ma insomma facile d'uso, insomma che ci si possa muovere all'interno di questo documento con una certa facilità. Obiettivi non semplici, che non pensiamo di avere risolto integralmente, ma sul quale se non altro ci siamo impegnati. Allora, avete visto già la struttura. Quando parlo di completa aggiungo qualche altro pensiero a quanto già detto dalla professoressa Pisani. Partiamo dal perché c'è il linguaggio, perché l'uomo si è dotato della lingua, quindi il problema è quello di comunicare. Il linguaggio risponde primariamente all'esigenza della comunicazione e quindi apriamo con questo grande argomento. Poi seguiamo quelli classici, cioè quali sono le parole di cui abbiamo bisogno, gli elementi del lessico, come vengono questi costruiti in una proposizione e poi in frasi. E infine un argomento che a molti può suonare, diciamo, un po' desueto, questa questione degli elementi di stile, per aiutare gli studenti a riflettere sul fatto che la stessa cosa può essere detta molti modi diversi e che ciascuno di questi modi ha una sua efficacia, e quindi insegnarli un po' ad utilizzare e anche a capire le modalità di comunicazione alle quali sono normalmente esposti. Bene, ogni argomento, riprendo qualche concetto, ogni argomento si muove su tre passi, quindi il primo di tutto l'osservazione da un testo, che può essere, come vedrete, di varia natura, comunque dell'osservazione di un testo, in questo l'identificazione delle regole e poi l'applicazione delle regole, un percorso che lo studente deve fare naturalmente con il sostegno e l'aiuto dell'insegnante, ma che è in grado di fare con una, diciamo così, portando un proprio contributo personale. Infine gli esercizi, cioè la parte di applicazione delle teorie. Il criterio che abbiamo cercato di seguire è anche un po' obbligati dalla struttura, vogliamo una cosa che sia consultabile al limite anche su un cellulare. Quindi l'idea dell'esercizio è di usare di più la testa e meno la penna, non si tratta tanto di mettere delle crocette o di scrivere delle parole o di sottolineare qualcosa, ma di ragionare sulla lingua. Questo non esclude che si possano fare esercizi di tipo più tradizionale, ma qui vogliamo proporvene un tipo un po' diverso. Vi faccio vedere un esempio rapidamente, di particolare, diciamo, rilevanza, di particolare interesse, perché nelle scuole ormai la presenza di studenti stranieri è sempre maggiore in termini, numerici. Quindi in questo caso parliamo delle forme dialettali, potremmo anche parlare delle forme, diciamo, che le lingue, degli strumenti che le diverse lingue hanno. E l'idea è di
raggruppare gli studenti per aree geografiche o per regioni di provenienza e farli riflettere su alcuni modi tipici di dire che questi ragazzi hanno, che sentono dire o che magari possono aver sentito dire in famiglia, nel caso dei dialetti magari dai nonni se non dai genitori. Quindi analizzare queste espressioni e cercare di capire se possono essere tradotte nell'italiano standard, diciamo. Quindi sto pensando sicuramente in bolognese ci sono tante espressioni molto efficaci ma difficilmente traducibili. A Genova ne abbiamo tante che sono diventate anche, diciamo così, poi diffuse a livello nazionale, non so, il mugugno per esempio, o per indicare, vabbè, sapete cos'è, o il tapullo, la piccola riparazione in realtà che fatta per risparmiare ma che in realtà non funziona, insomma. Quindi ragionare su questi termini, identificarli e capire la potenza e anche i limiti che le lingue hanno, cioè la lingua cerca di forgiarsi per esprimere tutto ciò che l'uomo vuole dire, in realtà non sempre riesce a dire tutto ciò che vuole dire e nel corso della storia perde determinati termini e ne acquisisce degli altri, specialmente nei tempi moderni con la tecnologia abbiamo acquisito un ampio campionario di termini che l'italiano non aveva. Ecco, questo esercizio che qui è stato impostato sui dialetti può essere altrettanto similmente fatto per persone, tra studenti che vengono da aree geografiche diverse. Bene, direi che vi ho detto più o meno tutto. Ci sono poi un po' di caratteristiche tecniche, insomma l'idea di essere fruibile sul web, interfacciabile con le piattaforme didattiche standard, tutti i dettagli che salto in questo momento e che comunque se qualcuno fosse interessato a conoscere ne possiamo parlare. Bene, grazie per l'attenzione. Grazie.